carissimo signor Loris Vanni, mi chiamo Ludovico Reviglio e mi permetto di importunarla dal momento che ho avuto il privilegio di incontrarla personalmente dopo uno strepitoso concerto dei mitici Pluto. Diventa un'impresa raccontare cos'è il rock, non puoi mica dire tipo sesso, droga e rock and roll, capito? A un bambino di 7 anni. Allora cosa fai? Cerchi anche di... Lui nel film cerca di spiegarselo quasi a se stesso. Signor Vanni, grazie di essere venuto. Salve. Io veramente sarei venuto apposta per dirle che siccome non so come trovare gli altri, questa cosa del gruppo è praticamente... Sì, proprio impossibile. Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza veramente bellissima, emozionante, una cosa veramente unica. Avete rovinato la vita, eh. Essere rock and roll, sì, non vuol dire essere una brutta persona, insomma. Sicuramente siamo dei ribelli, siamo gente che non accetta compromessi, che va contro delle regole imposte da un sistema, dai media, da una realtà che veramente è diventata di plastica. Questo paese è morto, game over. Allora, io spero sinceramente che non esista nel rock un essere così ignorante e così poco adattabile alla vita, perché quello è. Che però questa sua forza, questa sua esuberanza lo rende, penso, particolare sul palco. Solitamente quando si parla del rock si parla di band, di gruppi, e è una condivisione di vita che è impagabile. L'idea del nome si deve alla divinità greca dell'opulenza e della ricchezza o al pianeta? No, era il nome del cane della mia nonna. Sabrina Cenci è una ragazza di Livorno che un tempo era la bassista di un gruppo rock che si chiamava Pluto. Qual è il problema di Sabrina? È che forse ha ceduto un po' in passato. Diciamo che questo suo essere rock poi l'ha fatta cadere nelle droghe, l'ha fatta cadere nelle esperienze brutali, l'ha fatta scivolare sui pavimenti dei palchi. Però questa è la sua vita, lei si nutre di questo. Ad un certo punto invece ha deciso di rinunciare a tutto questo, forse per amore di un uomo, che l'ha imborghesita, però questa sua nuova dimensione le stride addosso. E che succede? Ad un certo punto arriva un fan dei Pluto, li rimette insieme, e quindi Sabrina non può che tornare sul palco con molta gioia, e lo fa. No, il rock non fa male, ma fa solo bene.